che la escort sia anche un'auto è un gioco di parole che negli ultimi mesi ha fatto la fortuna di cabarettisti e vignettisti. Sono invece gli inquirenti ad aver scoperto giorni fa che fra le protagoniste delle Notti di Arcore e le quattro ruote ci sia molto più di un facile doppio senso. E quanto emerge spulciando fra le righe delle 27 pagine con le quali il GIP di Milano ha mandato Berlusconi a processo immediato per concussione e prostituzione minorile. In quel decreto c'è la traccia di quanto fatto di recente dalla procura. Si apprende così di accertamenti avviati all'inizio di febbraio sulle auto, soprattutto mini e smart a chilometri zero, utilizzate da alcune delle ragazze alloggiate all'Olgettina. Delle vetture loro sono le proprietarie, ma a pagarle a tre concessionari milanesi sarebbe stato Giuseppe Spinelli, il riservato tesoriere di Berlusconi. Per l'accusa, le autochiavi in mano sarebbero non tanto il frutto della generosità di un miliardario, ma piuttosto l'ultimo dei regali con il quale il padrone di casa di Arcore avrebbe ricompensato sei delle ragazze partecipanti ai festini. Appartamenti a disposizione, bollette pagate, gioielli in serie, buste piene di banconote da 500 euro e quindi automobili. Una di marca tedesca, Berlusconi l'avrebbe promessa anche a Ruby, di cui oggi vengono pubblicati i verbali degli interrogatori. Tra qualche segreto e alcune bugie, la marocchina racconta anche dei 46.000 euro in contanti che Berlusconi le avrebbe dato la sua prima notte ad Arcole il 14 febbraio di un anno fa. La volta successiva, Ruby dice di aver assistito al rituale del Bunga Bunga, tante ragazze nude attorno a Berlusconi ed Emilio Fede. In un'altra occasione avrebbe invece incrociato anche Noemi. La consideravano la cocca di Papi, dice Ruby, da altri ho saputo che aveva avuto una relazione di natura sessuale con il premier.